Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi realizziamo insieme una nuova serie di ATC intitolata Buon compleanno Marta. Lo sapete ormai che io adoro i meccanismi e l'ATC di oggi ha la bimba Glimpse che si muove e balla. Partiamo subito tagliando un rettangolo da 6,4 x 8,9 cm su cartoncino bianco. Vi lascio comunque tutti i materiali in descrizione. Da una carta a righe bianca e nera ricaviamo un rettangolo da 6 x 8,5 cm. Io sto realizzando una serie composta da 8 ATC, per questo mi vedete fare più tagli. Divertiamoci spatasciando il tappetino con l'Oxai giallo, spruzziamo dell'acqua sopra e creiamo delle macchie su un foglio bianco. Una volta asciugato il foglio, ricaviamo delle strisce della larghezza di 6 cm. Aiutandoci con una riga o come sto facendo io con il tappetino, segnare su due lati lunghi ed uno corto la misura di 3,2 cm. Con la fustella rettangolare o quadrata, a seconda di cosa avete in casa, posizionatela sui tre punti segnati con la matita e fustellate la striscia di carta colorata. Se è troppo lunga, rifilatela con le forbici. Dalla fustella della copia creativa chiamata Card Interattive, fustelliamo i due rettangoli dritti. Dal set auguri utilizziamo il banner e la scritta di cuore e per non perderla l'ho attaccata con il washi tape alla Big Shot. Iniziamo ad assemblare l'ATC incollando il rettangolo a righe sulla base da 6,4 x 8,9 cm. Ora incolliamo su se stesso il rettangolo più stretto piegandolo in due. Con un punteruolo allarghiamo leggermente il buco. Ritagliamo lungo il tratteggio più esterno il rettangolo più grande. Dalle strisce con la punta fustellata ricaviamo dei banner della misura di 5,7 x 8,9 cm. Su un cartoncino bianco timbriamo con il memento la bimba con la mano sul fianco dalla plancia Glimpse intitolata Selfie. Visto che stiamo utilizzando il memento, timbriamo anche la scritta Tanti auguri sul banner che abbiamo già fustellato. Facciamo una timbrata di prova per verificare che le parole siano dritte e allineate sul blocco acrilico. Ora iniziamo a colorare la bimba con la mano sul fianco. Io utilizzerò i Copic. Io inizio a colorare sempre dalla pelle, individuando prima le ombre con il colore E000, poi le scurisco con l'E00 e finisco con l'E21. Giratevi sempre il foglio mentre state colorando, per essere sempre in una posizione comoda. La zona delle ATC è molto piccola, quindi posso anche evitare il secondo passaggio, quello dallo scuro verso il chiaro. Ora passiamo ai capelli e partiamo individuando le ombre con il C1, poi le ripassiamo con il C3 e scuriamo con il C5.
Risfumiamo ora con il C3. Per la bocca usiamo un R22 e un R21. Ora coloriamo la maglietta utilizzando l'YG11 e poi scurendo con l'YG05. Con l'YG07 evidenziamo le ombre. Ora schiariamo tutto facendo un secondo passaggio dal colore più scuro al colore più chiaro. Stessi passaggi anche per le scarpe. Il pantalone è deciso di lasciarlo bianco e di fare solamente qualche ombra con il C1 e il C0. Ora con il cutter e con le forbici ritagliamo la bimba. Prendiamo il rettangolo con le cuciture e tagliamo a 3,7 da un lato e dall'altro, che corrispondono a 9 tratteggi. Sovrapponiamo le due metà e arrotondiamo gli angoli. Sovrapponiamo le due metà e dove non c'è il buco ne facciamo uno a circa mezzo centimetro. Prendiamo dei fermacampioni piccolini, non importa il colore, tanto verranno nascosti dalla bimba. Inseriamo i fermacampioni nei fori, ma uniamo insieme i due buchi da mezzo centimetro. Con le forbici tagliamo in due la bimba, seguendo la linea della maglietta. Incolliamo il rettangolo stretto piegato a metà al meccanismo. Incolliamo uno sopra l'altro due quadretti di scotch spessorato nella parte alta del meccanismo ed uno solamente nella parte bassa. Posizioniamo il meccanismo sul banner colorato, segniamo i due punti in corrispondenza dei fermacampioni esterni, foriamoli con un punterolo e riuniamo il tutto con il fermacampione. Facendolo scorrere avanti e indietro segniamo l'apertura massima della matita, quella sarà la grandezza del semicerchio per far passare la leva. Aiutiamoci con un cutter per fare la fessura. Facciamo passare la leva e richiudiamo il tutto con il fermacampione. Ed ora incolliamo le due metà della bimba. Spessoriamo il retro del banner, proviamo il meccanismo e se tutto funziona incolliamolo sulla carta con le righe. Prendiamo l'etichetta con scritto tanti auguri, mettiamole dietro lo scotch spessorato e incolliamola sul banner. Avete ancora i ritagli di carta colorata e di carta bianca? Ok, colorate quella di carta bianca con l'YG07. Fustellate il cuore sulla carta verde. E la parola D sulla carta colorata. Ed ora incolliamo il D cuore dopo tanti auguri. Sporchiamo di colla l'estremità del twine per farlo scorrere meglio nel foro della levetta e poi facciamo un nodo. Questi attici li ho pensati con un duplice scopo. Uno per accompagnare il regalo di compleanno che noi amiche abbiamo fatto a Marta e l'altro come ricordo da avere da parte sua. Così ho attaccato il retro con delle calamite. In quella per Marta abbiamo scritto tutti i nostri nomi e lei nelle altre ha scritto una dedica ad ognuna di noi. Grazie per aver visto il mio video. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ora però vi saluto e al prossimo tutorial.